Ecco, vediamo come si costruisce un mondo con Chill Out VR. E quindi la prima cosa da fare è di crearsi con Unity Hub. Non sto qui a spiegare tutto il discorso di Unity Hub. Ricordatevi al momento attuale di usare la versione 2019 431 F1 di Unity e scaricate se volete anche fare le versioni, probabilmente per, non ho ancora provate, ma per il visore Android Oculus Quest, anche la parte Android. Okay? E costruiamo in questo momento da zero un progetto 3D Core e il progetto lo chiamiamo Chill Out VR Video. Ok? Lo mettiamo tutto attaccato, contattino, così non si incazza. Vabbè. Creiamo un progetto. Ora, per la creazione di questo progetto ci impiegherà tutto il tempo. I soliti 5 minuti, e intanto che lui crea questo progetto, andiamo sicuramente sul nostro board. La troviamo praticamente, abbiamo visto prima con abinteractive.net. Quando si entra qua sopra, dunque questo è il forum, ma noi volevamo entrare non nel forum, ma in abinteractive.net. Quindi questo dove abbiamo visto nel video precedente. E qui ecco la cosa che vedremo importante è andare qui nella parte for creator e abbiamo Content Creation Kit. Questo Content Creation Kit ci porta praticamente in una pagina dove spiega come scaricare Unity 2019 431 F1, quindi sappiamo anche qual è la versione giusta, e soprattutto ci permette di fare Download Content Creation Kit, il CCK, che al momento è la versione 3.4. Quindi sicuramente scarichiamo questo Unity Package, vedete che è sotto, e questo Unity Package deve poi essere praticamente inserito dentro il nostro progetto. Ora, se questo è il progetto su cui stiamo lavorando, possiamo praticamente fare anche così, cioè prendere praticamente questo, il file, e poi cercare di scaricarlo qui praticamente dentro gli assets. Quindi facendo in questo modo praticamente installiamo direttamente il nostro CCK. Il CCK vedete che è composto da una serie di cose. Facciamo import, importiamo tutta questa parte, ci impiegherà un po' di tempo e intanto torniamo un secondo su qui. Ecco, qui ci spiega praticamente come installare. E quali sono eventuali problemi, no? E qui ci sono, se avete bisogno di aiuto, avete la possibilità di vedere le FAQ, che sono praticamente alcune domandine, e quindi dice praticamente quali sono le versioni. In questo caso vedete che vabbè, qui c'è un attimo di confusione, ma in realtà è la 431. Quindi non è completamente allineato. Ci sono un po' di esempi di cose che si possono trovare in giro, ma soprattutto la cosa più importante, almeno per l'inizio, è proprio aver installato questo CCK. Ok, mi pare che l'abbia installato. Una volta installato, compare praticamente questo menu. E questo entrando nel control panel, ecco, vedete che qui adesso mi dice che cioè mi ha riconosciuto perché ero già entrato, quindi probabilmente aveva già la registrazione Salazar. Però se io forzo il logout, praticamente devo ricollegarmi e il mio utente si chiama Salazar e poi abbiamo l'access key. Ora, l'access key abbiamo detto che la troviamo
prima vedere se riusciamo ad andare sulla documentation, noi andiamo su Hub Interactive Net, ok, e qui andiamo l'Access Key Manager, e qui andiamo a prendere il Abi Content Creation Kit Master Copy. Copiamo questa chiave e andiamo a infilare nell'Access Key. Questo non è banale. Praticamente sono due asterischi, ma perché è lunghissima questa chiave, ma fa vedere solo i due asterischi. Adesso faccio il login e se tutto va bene, dopo un po' mi fa vedere praticamente questa cosa. Quindi a questo punto, come si fa per creare un mondo in Chillout VR? Semplicemente data la scena, quindi la scena, questa qui è. Vedete che quando abbiamo messo il CCK mi ha compilato questa cartella e dentro c'è tutto l'insieme. Qui abbiamo la sample scene, quindi invece di essere sample scene la mettiamo mio mondo chill out. Ok? Quindi viene caricata, abbiamo il mio mondo chill out, questo. E qui vediamo che qui, per avere qualcosa di minimale ci facciamo le solite cosette, quindi ci facciamo un piano, questo, lo facciamo R, facciamo un pochino ampio, poi lo facciamo, mettiamo un cubetto dentro, facciamo la solita schifezzina, W, mettiamo un cubo. Qua. Ecco, allora, il trucco qui perché questo mondo sia effettivamente caricabile è che deve esserci un oggetto che di solito è attaccato a un empty, quindi qui praticamente si crea un empty, questo game object lo chiamiamo come vogliamo, chiamiamo chill out VR root, per esempio. E qui ci dobbiamo aggiungere il componente che si chiama CVR World. Okay? Una volta aggiunto questo componente, quello che succede è che all'empty si intravede questa specie di griglia che qui si vede un po' forse male. Bisogna forse andare un pochino. Facciamo così, qui la vediamo. Vedete che c'è questa griglia, questa specie di gabbia che punta adesso non vorrei dire se punta nella direzione rossa oppure no. Comunque è lì dove appare l'avatar. Niente, questo è tutto quanto necessario per poter costruire un mondo. Quindi se noi a questo punto andiamo, vedete che qui ecco, salviamo, ricordiamoci sempre di salvare il mio mondo chill out. E qui vedete che abbiamo. Ah, ecco, la cosa che gli dice che manca, ecco, qui si dice le avvertenze, e fra le avvertenze che ci abbiamo dice che manca lo spawn vero e proprio. Quindi devo andare sul chill out, sulla root che abbiamo creato, questo empty, e qui andiamo sugli spawns, e sugli spawn diciamo la cosa più semplice è di mettersi proprio il punto se stesso, no? Qua nello spawns. Aspetti, dunque. Dovrebbe essere. Ah sì, spawns, ok, e vedete che gli ho messo se stesso come spawn. A questo punto praticamente lui dice che questa scena su cui siamo impostati è pronta. Dice che è stata trovata, vabbè, dice non c'è una reference camera, default camera setting will be used. Qui abbiamo ancora le settings dove dice dove vogliamo impostare in Europa, linguaggio inglese, niente di che, e semplicemente facciamo upload del mondo. Ora, facendo upload del mondo, lui ci impiega, come al solito, come abbiamo imparato anche su VRChat, un certo tempo. E ci presenta una, ecco, vedete, una maschera. A me sembra leggermente più veloce, bisogna dichiarare il mondo se ha delle caratteristiche, tipo se ha un volume di suoni molto elevati,
se ha il suono presente un po' ovunque, se, insomma, se c'ha delle cose un po' pericolose per chi entra, se ci sono dei flashing colors, dei colori che appaiono all'improvviso, se è troppo brillante, sono degli effetti delle luci lampeggianti, dei particles, e soprattutto se ci sono, se dentro dipinge violenza, horror, tutte queste cose qua, se ci sono cose troppo piccole, che magari bisogna entrare troppo, molto piccole o troppo grosse, se fa spavento, e soprattutto se c'è nudità, oppure se ci sono delle cose che magari non sono proprio nudità, ma sono suggestive. Allora, noi diciamo che almeno per questo testo non abbiamo niente di particolare, perché è un testo, facciamo continue, e poi qui dobbiamo metterci un nome soprattutto, quindi mio test video. Qui si vede un po' maluccio, forse bisogna ingrandire questa cosa, questo è un po' il difetto di queste cose, test. Quando abbiamo compilato con il nome, la descrizione, e qui eventualmente anche delle informazioni sul changelog, su cosa è cambiato, se per caso stiamo facendo gli aggiornamenti, quello che dobbiamo fare è poi di fare continue to next step, in cui ci chiede di affermare che abbiamo il diritto di proprietà di tutti gli oggetti che vogliamo caricare, non li abbiamo rubati, e che soprattutto abbiamo messo i tag corretti, quelli di prima. Facciamo continue next step, quindi il mondo viene caricato direttamente su Chill Out VR. Ta ta ta. Okay, più alto un tempo di upload 100%. Quando è finito, comparirà un check. Ci dice che il mondo è stato compilato ed è arrivato correttamente. Quindi a questo punto noi possiamo andare di nuovo su Chillout VR e possiamo fare il play di questo ICVR. E una volta che siamo entrati, vedete che è abbastanza. Authentication, entro nel mondo e poi se siamo fortunati, questo qui è la mia casa, c'è questa hello world, e qui andiamo nei mondi, andiamo sui miei mondi e qui abbiamo il test video che abbiamo fatto, adesso qui non, basateci sulla foto. Poi cercherò di capire bene come farvi mettere una foto evocativa. Facciamo le tales, quindi di questo mondo diciamo che non ci sono istanze, ne creiamo una, soltanto 3 inviti, creiamo un'istanza e poi facciamo join praticamente nel mondo. Allora, abbiamo visto che c'è solo una piattaforma e un cubo. Quindi vedete che abbiamo fatto il mondo. Il mondo col cubo, quindi magari la primissima cosa che di solito si fa in un mondo di Chill Out VR o di VR Chat è poi di fare un mirror, cioè uno specchio, e questo eventualmente lo facciamo. Qui fate attenzione perché se andate oltre i confini del coso cadete, poi se funziona come in VR Chat a un certo punto vi respawna. E quindi anche se siamo cadetti chissà dove, è tutto safe. E diciamo che questo è, credo che sia tutto per la creazione, insomma, di un mondo, fatto in pochi, diciamo, in pochi minuti. È tutto, direi.